Oggi incontro in regione per la messa in sicurezza del Rupinaro. Il comune di Chiava ricerca i fondi per coprire due lotti di lavori. Il primo, relativo agli argini, è già stato finanziato e potrebbe partire il prossimo anno. Alcuni tipi di medicinali non si trovano nelle farmacie del Tiguglio. Sono soprattutto ibuprofene, antidepressivi e antibiotici. Ci sono diverse motivazioni, per ora si possono sostituire con i farmaci generici. Impariamo dalla tristezza. Così il Papa all'udienza dedicata al discernimento. Al termine la preghiera per il Congo e per la martoriata Ucraina. Per sostenere la parrocchia San Bartolomeo della Ginestra si siede a tavola. Domenica giornata di fraternità al ristorante Agricuoco. Sono invitate le famiglie della nuova zona pastorale. Dopo il pranzo la tombolata. Di messa a rete testimoni, l'esperienza di quattro missionari genovesi inviati in Perù, Cuba, Haiti e Costa d'Avorio. I loro racconti questa sera nella rubrica Missione Mondo. Buongiorno dalla redazione di Telepace. La messa in sicurezza del torrente Rupinaro a Chiavari passa attraverso la realizzazione di tre lotti importanti. Intanto i lavori sugli argini, a partire da quelli che attualmente sono più pericolosi, la realizzazione di uno scolmatore e il rifacimento delle condotte fognarie. Il primo lotto è già stato approvato e potrebbe partire il prossimo anno. Sulla parte restante il comune ha chiesto alla regione garanzie e sulle coperture economiche necessarie, e questa mattina su questo si è svolto un incontro tecnico a Genova. Stamattina il nostro tecnico, l'ingegner Parpaglione, è andato in regione per vedere la copertura del restante lotti e siamo fiduciosi perché è un'opera assolutamente necessaria per Chiavari. Fondi, ma non solo. La messa in sicurezza del Rupinaro passa anche dalla collaborazione tra uffici dedicati. Chiavari e Regione Liguria si muovono insieme per un'opera di grande impatto infrastrutturale ed economico. In tutto, tra scolmatore, argini e condotte fognarie, servono circa 60 milioni di euro. Il primo lotto, già depositato, riguarda il rafforzamento degli argini. Siccome c'è uno studio, anche questo depositato in questo mi sembra aprile-maggio di quest'anno, dove c'è una suddivisione in argini rossi, verdi e gialli, andremo a fare un appalto integrato unico, ma inizialmente andando ad operare sugli argini cosiddetti rossi, quindi quelli più a rischio, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro, 5 milioni messi dalla regione e uno messi dal comune. Il cantiere, se tutta la procedura si muoverà senza grossi intoppi, dovrebbe aprire l'anno prossimo. Quindi io spero che specialmente gli argini rossi, per una questione di sicurezza appunto, siano realizzati nel giro di un paio d'anni. Il comune poi attende il via libera per il progetto dello scolmatore, l'altro aspetto fondamentale dell'opera. Il responso dovrebbe arrivare a breve. A quel punto la giunta andrà ad approvare i progetti definitivi, ci sarà tutta una serie di conferenze di servizi, un passaggio in consiglio comunale per cambiare quelle che sono alcune norme di attuazione del PUC, per poi partire con effettivamente tutta la procedura anche di appalto e tutto. Inizialmente si era pensato di alzare i ponti sul Rupinaro, un progetto che nascondeva diversi problemi tecnici. È stata scelta la seconda opzione, anche perché questa seconda opzione comporta l'innalzamento di tutti i ponti soltanto di 50 cm, mentre l'altra opzione avrebbe comportato un innalzamento dei ponti di 1,5 m, 1,5 m nel punto più alto, quindi erano decine di metri perché bisogna rispettare una certa pendenza. C'è un problema di mancanza di alcuni tipi di farmaci. Non è un problema che riguarda solo il nostro territorio, ma si riscontra in diverse zone d'Italia. Ma in particolare a Chiavari, Lavagna e Levi si riscontra una mancanza soprattutto di ibuprofene, antidepressivi e antibiotici. Non è una cosa strana che ci siano carenze di alcuni tipi di farmaci. La produzione è sempre molto complessa e basta poco perché salti un lotto e per un mese non si trovi un prodotto. In questo periodo però ne manca un numero maggiore del solito e sono farmaci molto importanti. Sono ad esempio l'ibuprofene nei dosaggi 600-800, l'ibuprofene sciroppo a uso pediatrico, alcuni antidepressivi e alcuni antibiotici. A questo elenco a breve potrebbe aggiungersi il paracetamolo, ci spiega Stefano Maglione, coordinatore di Federpharma Chiavari Lavagna e Levi. Al momento non c'è una ragione che spieghi del tutto questa situazione, ma diverse concause. Manca la carta e il cartone, manca il vetro, mancano i tappi e le plastiche per chiudere i flaconi ad esempio. Questo è dovuto a problemi vari, l'aumento dei carburanti, l'aumento del costo dell'energia e forse anche dovuto a problemi di guerra
E inoltre bisogna anche notare che alcuni porti cinesi sono stati chiusi in primavera per alcuni mesi. La Cina è il primo produttore mondiale di materie prime farmaceutiche. Quindi le aziende sono sotto stress e hanno delle difficoltà di produzione. Inoltre il prezzo basso del farmaco in Italia sicuramente non aiuta. Le aziende, se devono vendere un farmaco, lo vendono in un paese dove costa di più. Le soluzioni in parte ci sono già. I farmacisti invitano a non farsi prendere dal panico e non acquistare più farmaci dei necessari. Fidarsi dei farmacisti che vi possono consigliare eventualmente dei generici o dei prodotti similari. Se proprio un prodotto non si può reperire sul mercato, c'è una possibilità, con ovviamente il consiglio anche del medico, di sostituirlo con una produzione fatta in farmacia galenica. Raccomando soprattutto di non fare accaparramenti, non comprate più di quello che potete usare, così che tutti possano usufruire di un bene importante come il farmaco. Il disegno di legge 134, approvato in Consiglio regionale, contiene novità sul fronte sanitario. Per i medici di pronto soccorso, la tariffa oraria per le prestazioni fuori dall'orario di lavoro aumenta di 100 euro l'ora. L'obiettivo dichiarato dal presidente della Giunta regionale Ligure, Giovanni Toti, è quello di rendere più appetibile il lavoro per gli specialisti della medicina dell'urgenza e provare quindi ad ovviare alla carenza di medici di pronto soccorso che riguarda tutto il territorio nazionale. Il provvedimento incentiva anche pneumologi, internisti, immunologi, geriatri e dipendenti del 118 che lavorano in pronto soccorso. Per quanto riguarda gli infermieri, ha assicurato l'assessore regionale alla sanità Angelo Grattarola, esiste la graduatoria che è stata prodotta dal concorso che conta circa 2.000 profili. In questo senso verranno esaminate le necessità delle varie aziende sanitarie liguri per poi scorrere la graduatoria stessa. Il provvedimento contiene anche novità riguardo alla distribuzione di farmaci. Gran parte di quelli a carico del Sistema Sanitario Nazionale verranno distribuiti dalle farmacie territoriali che otterranno per questo un contributo, una disposizione che vale anche per i dispositivi per la misurazione della glicemia. La tristezza non va scartata perché ci aiuta a migliorare la nostra vita. Sono parole pronunciate dal Papa questa mattina nella catechesi all'udienza generale che ha proseguito l'approfondimento sul tema del discernimento. Al termine il Papa ha rivolto un pensiero al Congo e alla martoriata Ucraina. Vediamo. Sventola la bandiera ucraina in piazza San Pietro al termine dell'Angelus. Il Papa ha appena rivolto l'ennesimo appello per la pace. Che il Signore protegga quella gente e ci porti tutti sulla strada di una pace duratura. Nei pensieri di Francesco c'è anche il Congo, insanguinato di recente dopo un attacco in Nord Kivu. Preghiamo per le vittime e i loro familiari, come pure per quella comunità cristiana e gli abitanti di quella regione da troppo tempo semati dalla violenza. Durante la catechesi, Francesco affronta il tema della desolazione, un'esperienza, dice, comune nella vita di tutti. Nessuno vorrebbe essere triste, ma questo non è possibile, spiega, e non sarebbe neppure un bene. Infatti, il cambiamento di una vita orientata al vizio può iniziare proprio da una situazione di tristezza, di rimorso per ciò che si è fatto. Nel nostro tempo è considerata per lo più negativamente, come un male da fuggire a tutti i costi. E invece può essere un indispensabile campanello di allarme per la vita, invitandoci a esplorare paesaggi più ricchi e fertili che la fugacità e l'evasione non consentono. Per chi vuol compiere il bene, invece, la tristezza è spesso un ostacolo con il quale il tentatore vuole scoraggiarci. Allora, prosegue Francesco, non bisogna andarle dietro, nessuna tentazione supera le nostre forze. Ma non fuggire dalle prove, vedere cosa significa questa prova, cosa significa che io sono triste, perché sto triste? Sarebbe molto più grave e pericoloso, è la tesi del Papa, non avvertire questo sentimento. La tristezza delle volte lavora come semaforo, fermati, fermati. È rosso qui, fermati, sono triste, c'è qualcosa lì.
Domenica 30 ottobre alle 13 al ristorante Agricuoco di Sestri Levante ci sarà un'occasione di festa per le famiglie, un pranzo con tombolata pomeridiana il cui ricavato andrà a sostenere le attività e le necessità della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra. Sarà un momento anche per imparare a conoscere il nuovo parroco, Don Gian Emanuele Muratore, e anche per avviare e rinsaldare i legami nella nuova zona pastorale di San Bartolomeo, Trigoso e Riva. Abbiamo avuto l'idea di sfruttare questo bello spazio che abbiamo all'aperto in un giardino per accogliere le famiglie della parrocchia e per passare un pomeriggio insieme. L'idea è proprio quella di comunità, quindi un po' di pietanze verranno fatte dalle famiglie e quindi portate, e il resto penseremo noi, il primo e il secondo penseremo noi, sarà un risotto e l'asato. È l'idea quella di essere in comunità, in compagnia, tutti quanti assieme, anche con l'arrivo del nuovo parroco. Ci è venuta quest'idea di dare uno spazio che è nostro, è privato, e metterlo a disposizione della comunità. Nel pomeriggio continuerete ad usare questo spazio per continuare a giocare insieme? Assolutamente sì, questa è la parte poi più bella, sarà il momento in cui si giocherà con uno dei momenti classici della nostra parrocchia, che è quello della super tombolissima. L'idea è quella di stare insieme e di giocare, quindi un pranzo condiviso. E poi qual è il programma del pomeriggio? Non può non mancare la tombola per stare bene tutti insieme, per giocare, una tombola eccezionale con dei ricchi premi, e poi stare tutti insieme per divertirci, musica e trovarci come famiglie, con i bambini lì sui prati. Tecnicamente come ci si iscrive e come verrà destinato il ricavato? Allora, come si scrive? Mi stanno telefonando tantissime persone da tutte le parti, quindi c'è ancora tantissimo posto, e poi niente, ricavato andrà un po' per la parrocchia, per le esigenze così della parrocchia. Si incrociano proprio due esigenze, quella notevole di sostenere appunto economicamente le attività, che sono tante, della parrocchia e dell'asilo in una stagione non facile, però accogliendo anche l'altra esigenza, che è quella di incontrarci, per me che sono nuovo, anche di conoscere le famiglie, i bambini, la gente, e di passare appunto un pomeriggio insieme divertendoci. Quando si parte per un cammino non si parte sempre dalle famiglie comunque, perché è lì il terreno della chiesa oggi. Sì, è vero. L'abbiamo anche messo nel volantino, ripartiamo dalle famiglie per fare famiglia, anche perché siamo in questa avventura nuova della zona pastorale, vogliamo che sia davvero una famiglia allargata, ecco, per ciascuna delle persone che abitano a Riva, San Bartolomeo e a Trigoso. Le chiese cristiane e le comunità musulmane del Tiguglio si ritroveranno insieme per la 21esima giornata del dialogo cristiano-islamico dal titolo Disarmiamoci, il nome del Dio in cui crediamo è pace. L'appuntamento è domani alle 21 a Casa Caritas a Chiavari. Dialogheranno l'imam di Genova Salah Hussein e il teologo Paolo Ricca, con l'intervento del vescovo emerito di Chiavari Alberto Tanasini e di Amal El Farissi, che ricorderanno Abdeslam Farah, per lungo tempo rappresentante della comunità islamica del Tiguglio. Domenica 6 novembre, inoltre, anticipiamo che ci sarà un pranzo che sarà ospitato nei locali della Croce Bianca a Mezzanego. Il tema scelto dal Papa per la giornata missionaria mondiale sarà al centro della rubrica Missione Mondo, in onda questa sera su Telepace 1 al canale 12. Don Maurizio Prandi introdurrà la testimonianza di Don Marino Poggi, la cui riflessione è stata proposta a Lavagna nel corso della veglia missionaria diocesana, e l'esperienza di 4 missionari genovesi presenti in diversi paesi: Perù, Cuba, Costa d'Avorio, Haiti. Missione Mondo va in onda alle 21, ora vediamo un'anticipazione. Di me sarete testimoni sino ai confini della terra. Le parole di Gesù risorto prima di ascendere al cielo, narrate negli Atti degli Apostoli, hanno assunto i volti dei missionari genovesi inviati in diverse parti del mondo, custodi di quel mandato rivolto ai discepoli. È stato così per Maddalena Boschetti, missionaria laica ispirata alla spiritualità camilliana, presente ad Haiti dal 1998. Sono strumento del Signore per arrivare a portare il suo amore soprattutto ai bambini disabili, malati e a tutti comunque i sofferenti.
degli ultimi confini della Terra. Per Carlo Montaguti, medico appartenente al movimento dei focolari, l'impegno è quello di offrire una possibilità di cura a tutte le persone, anche alle più povere, a Man in Costa d'Avorio. È fondamentale l'inculturazione, che vuol dire molto rispetto per la cultura locale, per conoscere i valori che ci sono già in un popolo e solo dopo portare il Vangelo come una luce che può rischiarare queste tradizioni. Il senso della missionarietà per padre Giampiero Gambaro nel Perù è quello di andare incontro al prossimo e costruire un percorso insieme. Il senso della vita, dell'umanità, di noi esseri umani è fondamentalmente missione. La missione presuppone l'essere inviati, essere mandati verso qualcuno e per qualcuno. E possiamo aggiungere con qualcuno. A Cuba, in un clima di progressivo abbandono dell'isola da parte degli abitanti, si sviluppa la missione interdiocesana portata avanti da Don Paolo Benvenuto insieme a Don Claudio Arata. Ecco, la gente qui se ne va, ma la cosa bella che dice il Papa è che anche chi se ne va per ragioni economiche è un missionario, un annunciatore del Vangelo, perché va a un'altra società, a un'altra chiesa e lì si inserisce e partecipa all'evangelizzazione. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli ultimi aggiornamenti. Il Papa, mai neutrali, sempre schierati per la pace. Questo è il titolo scelto da Avvenire questa mattina. L'incontro promosso dalla comunità di Sant'Egidio, l'invito di Francesco a evitare l'odio contro il nemico cercando il dialogo. L'appello di Francesco, la scelta dei forti e il commento di Andrea Riccardi e ancora i pericoli da evitare, una nuova guerra globale. Poi si parla naturalmente anche della fiducia al governo. Datemi fiducia, lo dice la Meloni, che punta su presidenzialismo, pace fiscale, modifiche al reddito di cittadinanza, poi tassa piatta e pensioni. Mai avuto simpatie per il fascismo, le leggi razziali, il punto più basso della nostra storia. E poi le citazioni, gli otti, corbelle, le donne che hanno fatto la storia. Interno, già nel mirino, le navi ONG che salvano la vita, appunto il Ministero degli Interni. Benefici nei campi con il fotovoltaico per l'economia civile, poi caso a Foggia, Osama morto in cella, 13 indagati. E l'intervista a Prosperi, ora CL, c'è un nuovo inizio. Questo è Davide Prosperi, che è il neo presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, il primo laico da quando appunto il movimento è stato fondato da Don Luigi Giussani, e nei giorni scorsi il movimento ha incontrato il Papa. L'incontro con il Papa è andato ben oltre ogni possibile aspettativa. Il pontefice ci ha ricordato che Don Giussani è un bene, un valore e un dono per tutta la Chiesa e non una nostra proprietà. E per un incontro che c'è già stato, un incontro che ci dovrà essere, quello di sabato per i giovani di Azione Cattolica, un pellegrinaggio laboratorio. Oltre 2.000 giovani di Azione Cattolica sabato dal Papa per essere nuovi strumenti di cura. Alcuni di loro raccontano anche le loro storie. Segni di Tempi aprirà un processo di riflessione al centro i territori e coloro che abitano attraverso gratuità e servizio, appunto varie esperienze che arrivano da tutta Italia e anche dalla nostra diocesi. Partiranno giovani alla volta di Roma sabato per questo importante pellegrinaggio. Andiamo invece adesso al secolo XIX, manterremo gli impegni, la parola di Giorgia Meloni, e poi Liguria, turismo in letargo, costi troppo alti nonostante le richieste, salta soltanto un albergo su 5, resterà aperto d'inverno. Dossier Confindustria sulle rinnovabili, la Liguria in ritardo, allarme peste suine, cacciatori liguri, abbattimenti flop. E poi raid ecologisti, colpire l'arte non per l'ambiente non ha senso. All'interno del Secolo, nelle pagine del Levante, IMU dei coniugi partono i primi ricorsi, si apre una falla nei conti dei comuni, centinaia di migliaia di euro non saranno incassati. Confedilizia inaugura uno sportello dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha legittimato l'esenzione prima casa per chi vive in due dimore diverse anche all'interno dello stesso comune. I proprietari hanno adesso la possibilità di richiedere il rimborso delle somme già versate. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela e un saluto a chi ci segue. C'è un aggiornamento di cronaca perché tre minorenni sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Chiavari in flagranza di reato per aver scippato un anziano ultranovantenne. I giovani sono stati identificati attraverso le immagini di videosorveglianza del comune di Chiavari, visionate in tempo reale, grazie anche al racconto di un evento simile che era accaduto ad un'anziana.
I tre sono stati intercettati nei pressi della stazione Chiavarese e, inseguiti dalla volante della polizia, i ragazzi si sono rifugiati nella spiaggetta del porto turistico dopo essersi sbarazzati del borsello che avevano appunto strappato l'anziano. Nella spiaggetta sono stati fermati agli agenti, ai quali hanno opposto resistenza, e uno dei minori è stato identificato anche più facilmente perché indossava la maglietta di una nota squadra di calcio inglese di colore rosso, con anche il nome di un calciatore, e anche grazie a questo è stato identificato come responsabile di un fatto analogo commesso a Chiavari in data 7 ottobre ai danni di una badante che accompagnava un'anziana in carrozzella. Durante poi la perquisizione personale sono stati rinvenuti anche i documenti che risultavano essere rubati, e sulla scorta di questi elementi il GIP ha disposto per questi tre minorenni la custodia cautelare in un carcere, e il terzo è stato invece liberato e affidato ad una comunità. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, ora vediamo cosa c'è in programma per oggi con la nostra scheda. Gli appuntamenti di mercoledì 26 ottobre. Fino al 30 ottobre, nello spazio espositivo della Galleria Grasso di Chiavari, Giuseppe Mantovani espone le sue opere su tela. La mostra, intitolata Attese, si può visitare ogni giorno, lunedì escluso, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Proseguono i corsi di cultura Chiavari, lezioni di medicina con il professor Brunetti, che parla di nuove indicazioni della terapia del diabete nell'anziano, trattato con insulina e o diabetici orali. Inizio alle 16.15 nella sala livellata di Via del Pino. Per il 18° corso di cultura genovese a Chiavari, Gabriella Iraldi parla di Fra Genova e Chiavari nel Medioevo, alle 16.30 nell'auditorium di Largo Pessagno. La prossima edizione di TV Gli Oggi va in onda alle 19.15, vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Missione Mondo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.